Buonasera e bentrovati. Io sono sempre Maurizio Andreoldi, docente di LAPIS, e questa è la prima puntata di una nuova rubrica che si chiama Esercizi di stile. Sottotitolo: la sottile differenza tra saper fare e saperci fare. Allora, dovevamo andare in onda, e qui ci scusiamo subito, lunedì scorso, ma poi per un blackout di tutti i social, di cui probabilmente è responsabile Zuckerberg, che salutiamo, che sicuramente ci ascolta, non siamo potuti andare in onda. Che cos'è esercizi di stile? Allora, esercizi di stile è una chiacchierata, un aperitivo filosofico, un momento per scambiare qualche opinione, qualche consiglio su come muoversi tra i marosi della vita, su come lasciare un segno più o meno, non dico indelebile, ma ragionevolmente gradevole nelle memorie di chi ci ha conosciuto. Insomma, come gestirci e come avere un minimo di classe, eleganza e stile, insomma. Non sfuggirà a molti di voi il fatto che questo programma si chiama come un bellissimo romanzo dell'autore francese Raymond Queneau, che in Italia fu tradotto negli anni circa 60-70 da Umberto Eco. Esercizi di stile di Raymond Queneau è un bellissimo gioco combinatorio di lessico, in cui praticamente viene raccontata una vicenda di per sé molto semplice, in cui un signore prende un tram e vive delle piccole avventure. Capitolo dopo capitolo noi non abbiamo uno sviluppo della storia, ma semplicemente questa storiellina viene raccontata da Queneau in modi via via differenti, meglio, con dei lessici diversi, con un lessico e una terminologia, che ne so, gastronomica, medica, vengono introdotti giochi enigmistici. Insomma, la cosa interessante è che l'esercizio di stile non è tanto che cosa fai, ma come lo fai. Quindi, quello che impariamo da questo splendido romanzo è che non è importante che cosa si faccia, ma come lo si faccia. Ecco, forse il nocciolo è proprio questo. Avere stile è fare quello che fanno tutti gli altri, quindi non bisogna fare nulla di straordinario, ma farlo con un guizzo personale, qualcosa che ci faccia contraddistinguere, che ci faccia in qualche modo ricordare. Per citare il grande maestro Giorgio Armani, non bisogna tanto farsi notare quanto farsi ricordare. Quindi non sarà tanto quello che faccio, ma come lo faccio. Ovviamente farsi ricordare senza diventare né famigerati né altro, quindi non bisogna dare spettacolo di sé in qualche modo. Allora, ecco che quindi dobbiamo in qualche modo, in queste chiacchierate, definire che cos'è un pochino lo stile. Io lo farò dando banalmente dei consigli che sono così dettati dalla mia esperienza, quindi nulla di che, sono cose condivisibili, sono cose su cui possiamo più o meno opinare. Banalmente servono per passare questi 10 minuti. La puntata come sarà composta? Intanto saranno 10 puntate. Ogni puntata tratterà un piccolo tema e cercherò di spiegare rapidamente come la penso io e perché la penso in questa maniera che vi andrò a raccontare. Ci sarà al momento la questione dei miei stivali, cioè un argomento che io ho particolarmente in uggia e che bisogna evitare a tutti i costi, e poi annoteremo su una lista 10 punti, che poi iniziano con 10, ma poi magari chissà saranno di più se avete ancora voglia o coraggio di seguirmi, che creeranno un piccolo decalogo in cui che ci aiuterà a muoverci così, con un filo più di classe. Allora, partiamo. Definire lo stile, come abbiamo visto, è una questione un po' complicata, perché ci sono tante cose che in qualche modo vanno a lavorare insieme. Banalmente si potrebbe dire, beh, molto dipende da come ti vesti, come che persone frequenti, cosa fai, cosa non fai. Quindi apparentemente sembra una cosa che è molto legata a come uno così si presenta nelle sue apparenze. Però secondo me il primo tassello per avere un pochino di stile è innanzitutto avere una buona educazione, cioè sapersi comportare sempre nella maniera corretta, con garbo, con dignità e senza mai essere a disagio in nessuna situazione. Non è un caso che il termine gentiluomo contenga la parola gentile, da gentilezza, anche in inglese, gentleman, cioè in qualche modo nella persona di buon rango che si stacca dalla dozzina, che non è carne da cannone e chi più ne ha più ne metta, ha questo tratto di gentilezza. Quindi l'educazione forse potrebbe essere il primo punto da cui partire. Prima ancora che veramente, che ne so, la cravatta giusta, la camicia giusta, quali sono tutte cose che si possono comprare, imparare e fare successivamente. Il grado zero, però, prima ancora del grado 1, ma il grado zero della buona educazione, del,
del bello stile, che cosa può essere davvero? Ma allora c'era Lawrence Osborne, che è stato uno dei più grandi sarti inglesi di epoca vittoriana, che banalmente disse: per essere davvero eleganti, forse la cosa che è più importante è parlare bene. Nessun mio cliente è veramente elegante, al di là del vestito che gli vado a confezionare, al di là del suo ceto sociale, del suo rango, eccetera, se non sa parlare bene. Il tema della puntata di oggi è proprio questo qua, il parlare bene. Parlare bene vuol dire banalmente esprimersi con proprietà. Noi siamo fortunati, siamo italiani, possediamo una lingua bellissima, una lingua che ha una ricchezza di vocaboli, lemmi, suoni, sfumature veramente ampia. Questo ci permette di veramente esprimerci bene. Parlare bene, ricordiamoci sempre, vuol dire anche pensare bene, perché noi, volenti o nolenti, pensiamo per parole, per cui se io mi esprimo correttamente, avrò sicuramente un pensiero più limpido e delle azioni che saranno più corrette. Parlare bene vuol dire anche condividere il proprio pensiero in maniera più lineare, poter comunicare ad amici, colleghi e persone che ci stanno intorno quello che abbiamo pensato, sognato, teorizzato, voluto, e quindi in qualche modo ci dà la possibilità di interagire molto molto meglio. Come si fa a imparare a parlare bene? Che volete che vi dica? Innanzitutto leggendo buoni libri, quello sicuramente non guasta, dal libro di Queneau, che abbiamo citato prima, a tutti quelli che possiamo tranquillamente procurarci. Non importa tanto di che cosa parli, i libri hanno il vantaggio di essere, diciamo, la sintesi del pensiero di un autore che sia stato pubblicato, perché merita di essere pubblicato, e che in qualche modo ha fatto dell'uso delle parole letteralmente il suo mestiere. Quindi sicuramente un buon libro, che quasi sempre è o ben scritto o comunque ottimamente tradotto da un traduttore, è sempre un ottimo punto di partenza. Quindi può sembrare un consiglio scontato, però francamente questo. Parlare bene ci mette subito su un altro piano. Arriviamo alla questione dei miei stivali. Che cos'è che mi sta in uggia rispetto al tema del parlare? I paroloni dei miei stivali che abbiamo qua, togliamoli. Questa era una gag terrificante che penso che con questo abbia azzerato il pubblico che ci segue, comunque sia. I paroloni dei miei stivali, cioè parlare bene non vuol dire usare paroloni, parlare bene vuol dire innanzitutto esprimersi in maniera coerente con chi abbiamo di fronte. Ovvio che se sono tra amici, sono a una cena, sono tranquillo, rilassato con mia moglie, eccetera, mi esprimerò con un modo. Se sono davanti ai miei allievi in classe che sto spiegando qualcosa, inerente al disegno o altro, mi esprimerò in un'altra maniera ancora. Se sono di fronte a una persona che merita il mio rispetto e in qualche modo è una situazione formale, mi esprimerò ancora in un'altra maniera. E ancora, se sono davanti a una persona semplice, che quindi magari si esprime in maniera più non grossolana, ma meno architettata rispetto, allora nessun problema, cercherò di non metterla a disagio. Quindi bando ai paroloni, i paroloni dei miei stivali non li vogliamo assolutamente. Per cui parlare bene non significa fare sfoggio neanche di termini desueti e assurdi, devono essere quelli giusti per la situazione. Questo è proprio il primissimo tassello per avere un minimo di stile, secondo me, perché in qualche modo in una società che usa abbreviazioni, emoticon, che vanno anche, che possono anche andare bene nel contesto, ma non devono dilagare, allora forse una certa proprietà di linguaggio potrebbe veramente essere il punto di partenza. Ok, direi che è arrivato il momento X di annotare sulla nostra lista questa piccola cosa. Allora andiamo a scrittura stilografica, scriviamo quindi: parlo bene. Ok, parlo bene, ecco qua. Penso meglio. Come vedete, queste sono le 10 regole dello stile. La prima è proprio questa. Partiamo da questa piccola tips che in qualche modo ci può accompagnare. Signori, questo è quanto. Gli autori mi avevano detto facciamolo breve, e da qui l'abbiamo fatto breve. 10 minuti, un piccolo consiglio, un po' di sorriso e... Se avete piacere, ci rivedremo lunedì prossimo, sempre alle 7, sempre con esercizi di stile. Colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che ci hanno seguito stasera, che hanno avuto una pazienza incredibile. Ringraziamo anche mia moglie, che nuovamente è in regia e mi supporta per queste cose. E a lunedì prossimo, con un altro argomento e un altro piccolo consiglio. Ciao e a presto!